Maledetto Nobunaga! Ci hai traditi dopo aver siglato un trattato di pace! Oh! Con tutta questa pioggia i fucili di Nobunaga non funzioneranno! Non abbiate timore! Attaccate! Oh! Fucili riescono a sparare anche sotto questa pioggia e hanno dei raggi in grado di incendiare tutto. La potenza delle truppe di Nobunaga non appartiene a questo mondo. Oyu, questa battaglia si è risolta con la sconfitta di Onganji. Shishimaru. A questo punto l'unica soluzione che ci resta è la fuga. Vista la presenza dello shinobi assassino Doma Jinnai, non possiamo certo abbandonare il campo. Ma è un essere mostruoso! Lo shinobi assassino Jinnai è immortale! Shishimaru, ma allora quello che si dice di lui è vero? No, non lo è. Non possono esistere esseri immortali a questo mondo. Ma non hai visto? Il suo corpo respinge persino una katana! Torniamo subito alla nostra fortezza. Shishimaru! Io te no, Shishimaru! Scoprirò se quel maledetto è veramente immortale oppure no! Jinnai! Cosa un semplice shinobi! Shishimaru! Maledetto! Oyu, mettiti in salvo! Anche tu hai fretta di morire. Non la fare! Oyu! Possono esistere al mondo uomini capaci di compiere simili massacri in così poco tempo? Quello di Oda Nobunaga è un vero e proprio esercito demoniaco. In precedenza, durante la battaglia di Nagashino, sopra l'esercito comandato da Takeda Katsuyori, è improvvisamente comparso un disco infuocato che in pochi istanti ha avuto la meglio su tutti i soldati.
Data la gravità della situazione, i Rekongo Asami e Gundarimio non hanno potuto far altro che ritirarsi. Ma questo Oda Nobunaga è un uomo oppure un demone? Presto, presto! Venite qui! Cosa c'è? È in condizioni pietose. Uno shinobi? Dica. Ormai Oda Nobunaga è quasi riuscito a sottomettere l'intero paese. Però da quella prima volta che la distorsione energetica lo ha colpito, non è più stato in grado di liberarsene. Ma questo... No, fa paura! Sono caduto! Mi sono fatto male! È tutto buio qui dentro, non riesco a vedere niente! Ragazzo era il figlio di Oda Bingo Nobuhide, signore del castello di Nagoya e delle terre di Owarino. Si chiamava Shichihoshi. Divenuto adulto ha assunto il nome di Saburo Nobunaga. Da allora sono trascorsi 34 anni. Uccidete! Essere pericoloso. Possiede capacità e armi non appartenenti alla nostra era. Se non lo fermiamo, finirà con il modificare il corso della storia. Devo inviare tutti i dati e richiedere direttive alla divisione di controllo. Signore! Signore, Shishimaru è qui! Shishimaru è tornato tra noi. Shishimaru, questo non è posto per gli shinobi di basso rango. Allontanati! Di basso rango? Toglietevi di mezzo! Oh, Yu, sei viva! Come sono felice! No! Non mi toccare! Tu vaneggi. Io sono una ninja di Koga, il mio nome è Hayabusa. Sei di Koga? Hayabusa. Quando ti abbiamo raccolto su quel campo, purtroppo la battaglia era già finita. Sei l'unico superstite di quella carneficina. Mi dispiace. Al diavolo! Non ti vergogni. Piangere per la morte di una sola persona. Sembri una donnicciola. Che cosa? Che cosa puoi mai capire, tu femmina? Come ti permetti? Dannata! Adesso basta, Shishimaru. Hayabusa e Kojiro ti hanno salvato la vita. Non puoi trattarli così. Ma, signore... Nobunaga si crede invincibile. La rete che ha tessuto intorno a Iga si restringe sempre di più, e non solo grazie alle sue potenti armi. Al suo fianco combatte Doma Jinnai, uno shinobi immortale. Se non uniamo le nostre forze per eliminarlo, sarà la fine per tutti gli shinobi.
Quindi spero che tu voglia aderire all'alleanza tra Iga e Koga per distruggere Jinnai. Non credo che tu abbia dei validi motivi per opporti. Maledizione. Va bene, signore, sconfiggeremo questo Jinnai. Ma io agirò da solo. Non ho nessuna intenzione di allearmi con questa femmina. Cosa? Ad essere sincero, quelli di Koga non mi sono mai stati simpatici. Piccolo insolente, ma come si permette? Non riesco a credere che sia uno shinobi. Hayabusa, stai parlando troppo. Chiedo umilmente perdono per la scortesia di Shishimaru. Però per quanto riguarda l'eliminazione di Jinnai, vorrei che lasciaste partecipare anche lui al piano. Ma come potrà aiutarci in quelle condizioni? Non possiamo rischiare. Da questa operazione dipende il futuro degli shinobi. Noi abbiamo bisogno degli uomini migliori. Hayabusa, ti ho già detto che stai parlando troppo. Ma fratello, dico soltanto la verità. So che Shishimaru è ancora inesperto e temevo che avreste avuto da obiettare, ma vorrei che lo accettaste lo stesso. Mi sembra molto sconvolto. Come possiamo fidarci di lui? Ascolti, Momoji, ho una proposta da farle. Che ne direbbe se fossi io ad occuparmi di Shishimaru? Queste mani sono ormai quelle di un vecchio, non ho più molte forze. Ma vorrei anch'io in qualche modo potervi essere di aiuto. Ma cosa dici, Nagato? Parliamo dei preparativi. È tutto pronto? Saburota è andato a spiare Jinnai. Dovrebbe essere qui a momenti. Dopodiché decideremo il da farsi. Shinobi, non mi sfuggirai. L'ho sconfitto! Finalmente ti ho battuto, Dama Jinnai! A morte! Gli shinobi dovranno morire tutti! A morte! Doma Jinnai, che cosa te ne pare del tuo nuovo corpo? Sei stato tu a decidere di riportarmi in vita? Sì. Perché lo hai fatto? A quale scopo devo continuare a vivere se ho perso moglie e figli? Ascolta, non provi odio per i ninja, per gli shinobi che hanno ucciso la tua famiglia. Sì, li odio. Li odio con tutte le mie forze. Allora uccidili. Non lasciarne nessuno. Tu sei già morto una volta. Ti prometto che non accadrà di nuovo. Ora possiedi un corpo immortale. Ti ho dato l'immortalità. Uccidi Jinnai, tutti gli shinobi e gli uomini venuti dal nero cosmo. Ma tu chi sei? Come ti chiami? Vuoi saperlo? Il mio nome è Nobunaga. Oda Saburo Nobunaga. Quanti uomini sono morti nell'ultima battaglia? Intende dire tra le nostre fila? Le une o le altre, lo stesso.
A me basta che muoiano, amici o nemici che siano. Per quanto mi riguarda, anche tu faresti meglio a morire. È un cadavere! Oh, è orribile! Terribile! Chi può aver fatto una cosa del genere? Saburota! Davvero? È più veloce di quanto mi aspettassi. È andata bene comunque. Abbiamo il materiale per elaborare un piano contro Jinnai. Un momento, voi! Non lo avrete per caso invitato sapendo già che sarebbe stato ucciso? Era il suo incarico, Shishimaru. In questo modo è atroce. Ma vi rendete conto di quanti uomini avete fatto uccidere finora? Siete esseri umani o cosa? Gli shinobi di Iga non sono pedine del vostro gioco. Sacrificare qualche vittima è necessario se vogliamo raggiungere il nostro scopo. Tornate! Basta così, Shishimaru. Va bene, fate come vi pare. Ne ho abbastanza di voi. Ma io ucciderò quel maledetto Jinnai a modo mio. Yurimaru, vieni con me. Gli allenamenti sono terminati. Ora tutto dipende dalla tua abilità. Le ultime informazioni di Saburota dicevano che oggi Doma Jinnai sarebbe passato di qua. Lo eliminerò. Quel maledetto non avrà scampo. Puoi farcela. Nessuno è più abile e forte di te tra gli shinobi di Iga. Non sei certo lento ed impacciato come me. Sei l'unico che possa vendicare Oyu e gli altri nostri compagni. Lo spero. Shishimaru, da questo momento io non posso più aiutarti. Si dice che tu sia immortale, Jinnai. Sai, sono immortale anch'io. Vediamo se riesce ad aver ragione di un misero spaventapasseri. Che ne dici? Di un duello tra immortali. Vieni, batti sotto, Jinnai. Sei uno shinobi. Io sono Tenon Shishimaru, ninja della fortezza Momoji di Iga. Sono venuto qui per ucciderti. Così vendicherò la morte di Oyu e di tutti i miei compagni. Come osa uno shinobi di basso rango come te sfidare Doma Jinnai? Sei un povero illuso. Sei caduto nella mia trappola. A quanto pare è giunta la tua fine. Jinnai, l'immortale! Speri forse di potermi eliminare con questi trucchetti tanto infantili? Cosa? Credi che non mi sia accorto che avevi sparso marijuana sull'erba che stavi bruciando? Forse speravi di confondermi con delle allucinazioni? Mi hai sottovalutato! Questo è petrolio. A quanto pare sei stato tu a sottovalutare me, Jinnai. Impara. Tecnica Iga delle mille canne di bambù. Ce l'hai fatta, Shishimaru! Per quanto sia forte, neppure Jinnai potrà sopravvivere a questo. Vendicato la tua morte, Oyu.
questo scontro vedrà la tua fine, non la mia. Shishimaru, che facciamo? Che facciamo? Che se dovessi morire ti ucciderò! Yorimaru! Sembra che se ne sia andato. Lasciami, maledetto! Lasciami! Nagato! Che sei venuto a fare? Non ricordo di aver mai chiesto il tuo aiuto. Non importa. Stanotte attaccheremo Jinnai. E così, sono venuto a prenderti. Mi sembra di aver detto che non mi unirò mai a voi. Io vendicherò Yu e i miei compagni da solo. Però stavolta è morto anche Yorimaru. Non ti senti in parte responsabile della morte di quel poveretto? Basta così. Da te non lo accetto davvero. Cosa potete capire voi che lasciate morire i vostri compagni senza fare nulla per cercare di salvarli? Circa 6 mesi fa, la terra di Koga venne attaccata da Jinnai. Durante il combattimento, anche i genitori di Kojiro e Hayabusa rimasero uccisi. Conoscendoli, non avranno fatto nulla per impedirlo, non è così? In un certo senso è vero. Quel giorno, i due ragazzi stavano svolgendo un incarico che li aveva allontanati da Koga. La nostra terra. La terra di Koga. Guarda, fratello, presto, torniamo indietro! Fratello! Kojiro, facciamo ritorno. Siamo ancora... Sarebbe inutile. Ma nostro padre e nostra madre sono tra quelle fiamme. Abbiamo una missione. Non possiamo tornare a Koga. Andiamo, Hayabusa. Io credo che il dolore che si prova quando si perdono gli amici, le persone care, la famiglia, sia lo stesso per la gente di Koga e per quella di Iga. Non lo credi anche tu? Vecchio, non cercare di commuovermi. Con me non attacca. Shishimaru, aspetta. Che fine ingloriosa per lo shinobi assassino Jinnai. Padre, madre, ho eliminato Jinnai con queste mie stesse mani. Andiamo, è pericoloso restare qui. Assurdo! Era morto, io ne sono sicura! Ah!
io non morirò mai. Non basta certo questo per eliminarmi. Maledetti insignificanti scimmi. Con le parole ci sei fatta. Vediamo come te la cavi con i fatti. Non mi sembra di aver chiesto il tuo aiuto, Shishimaru. Non sei per niente gentile. Doma Jinnai, sono venuto per eliminarti una volta per tutte. A quanto vedo hai una gran voglia di morire. È l'occasione che aspettavo! Non ti sembra di aver esagerato un po'? Perché? Ho solo piazzato della polvere pirica in 120 zone del castello. Le micce innescheranno una serie di esplosioni che lo raderanno al suolo. Non hai mai sentito parlare della tecnica Koga delle vampate fluenti? Neppure Jinnai potrà sopravvivere all'esplosione dell'intero castello. Speriamo che tu abbia ragione. Non mi sfuggirete, dannati shinobi. Dovessi rincorrervi fin nelle viscere della terra. Fratello! Su, forza, sbrigatevi! Sta per esplodere tutto! Rumore di passi. Jinnai si sta avvicinando. Ma che dici? Non è possibile, non può essere sopravvissuto a tutto quel fuoco. Sta zitta! Ma... Bene, procedi. Sei davvero immortale, apparirà tra queste fiamme. Ma dubito di rivederlo. Sta arrivando. Maledetti shinobi, è giunta la vostra fine. Vi ucciderò tutti. La polvere pirca. Colpiamolo con la polvere. D'accordo. È morto! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto Jinnai! Sì! Se fosse stato davvero immortale, non si sarebbe ridotto così, non vi pare? No, ma Jinnai è immortale. Adesso tocca a voi morire. Ma sarete in grado di tornare in vita come ho fatto io? Non ci conviene affrontarlo qui! Andiamo via, presto! È inutile, morirete tutte! Che ti succede? Sei già morto. Su, avanti. Fammi vedere come torni in vita. Nagato! È inutile. Prima o poi ci raggiungerebbe in ogni caso. Dobbiamo tentare il tutto per tutto. Tenderò un agguato a Jinnai. No, Shishimaru, è tempo perso. Lo hai visto, torna in vita anche se gli viene mozzata la testa. Ma non è detto che ritorni in vita una seconda volta. Il tuo sarebbe solo un sacrificio inutile. Shishimaru, non vuoi più vendicare la morte di Oyu? No, lo sistemerò una volta per tutte. Jinnai, in guardia! Sei impazzito! Che cosa fai? Presto, non preoccupatevi per me! Qui ci penso io, andate via!
esplosivo. Ormai sono solo un povero vecchio. Se fuggissi allungherei di poco la mia vita. Forza, approfittate di questa occasione per allontanarvi. Nagato! Fate presto! Stone! Adesso vecchio mi hai proprio stacca. Presto! Addio. Forza, andiamo! No, non voglio! No, non possiamo abbandonarlo! Ferma! No. Ti affido a Yabusa. Shishimaru! Perdonami! Hayabusa, cosa vuoi fare? Nagato, ci rivedremo all'inferno. Cosa vuoi fare, fratello? Hai in mente un piano? Prepareremo una trappola. Una trappola? Esatto, una trappola per quel mostro. Però per attirare la preda verso la trappola c'è bisogno di un'esca. Non sarà un compito facile. Chi si offre? Mi offro io. Lasciate che ci vada io. Sento che devo farlo in cambio del sacrificio del vecchio Nagato. Va bene. Sii prudente. Dannati shinobi. Anche se vi siete nascosti, vi troverò ugualmente. Non sfuggirete alla mia ira. Io non mi sono di certo nascosto. Voglio scoprire una volta per tutte se tu sei davvero immortale. Puoi mettermi alla prova quando vuoi. Ma Jinnai è un essere mostruoso, ma la sua katana non è certo da meno. Volevi attaccarla! Ce la fai. Mi sei scavato la fossa. Non è più scampo. Porrò fine alla tua vita. Adesso tocca a voi. È finita. Già. Di certo non si aspettava che avessimo sistemato dell'esplosivo su tutta quella parete rocciosa. Stavolta neppure Jinnai può essersi salvato. Un braccio! Abbiamo trovato un braccio di Jinnai!
Cos'è questo? Perché? Che c'è? Guardate qui, questo braccio è completamente meccanico. Uscire dalla bocca. Il microreattore nucleare che mi fornisce l'energia è sovraccarico. Tra poco esploderò, ma non sarà una semplice esplosione. La potenza della deflagrazione spazzerà via tutte queste montagne. E tutti voi con loro! Presto! Scappiamo! Allontaniamoci il più possibile da qui! Non ve lo permetterò! Non temere, assassino! Non andrai da solo all'inferno! Io ti ci accompagnerò, Doma Jinnai! Shishimaru! Hayabusa, mettiamoci in salvo! Non ci riuscirete. Vi avevo detto che non ve l'avrei permesso. La testa di Jinnai! Jinnai! Il tuo avversario sono soltanto io! Jinnai! Hayabusa, no! Shishimaru! Shishimaru! Jinnai, con questa riuscirò a tagliare anche te. La sfida è ancora aperta. Vedremo se riuscirai a padroneggiare quella katana. Ma ricordati di una cosa, Shinobi. Se io muoio, morirai anche tu. Questa sarà un'esplosione immane. Mille volte più potente della vostra polvere pirica. Inutile opporre ulteriore resistenza, ragazzo. Non mi importa. Ciò che voglio è farla finita con te una volta per tutte. Sei determinato? Cos'è successo? Chi siete? Dove ci troviamo?
Calmati. Siamo a circa 13 chilometri dall'epicentro dell'esplosione. 13 chilometri? Ma come avete fatto? Prima o poi lo capirai. Per il momento sappi soltanto che siamo vostri amici. Siamo venuti qui per chiedere la tua collaborazione. Collaborazione? Quando sarà il momento, ci rifaremo vivi con te. Dobbiamo unire le nostre forze per sconfiggere il nostro comune avversario. Riponiamo grandi speranze in te, Shishimaru. Un momento! Aspettate, si può sapere chi diavolo siete? Siamo combattenti giunti dall'oscurità del cosmo. Noi siamo giunti qui dal nero spazio, ma con una speranza nel cuore. Puoi chiamarci combattenti neri, se vuoi. Shishimaru non se n'era ancora reso conto, ma possedeva di nuovo il braccio destro che gli era stato mozzato da Jinnai. Una strana e incredibile sorte attendeva il coraggioso Shishimaru.